Buonasera da Silvia De Sandi e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. È tutto pronto per la visita del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che domani sarà a Bari per l'inaugurazione del palazzo ex Enel, completamente ristrutturato dall'Università degli Studi di Bari. La struttura sarà intitolata agli architetti Vittorio Chiaia e Massimo Napolitano. Subito dopo l'inaugurazione, prevista alle 11, il Capo dello Stato parteciperà al convegno Cultura e Mezzogiorno, una nuova strategia per il paese che si terrà nell'Aula Magna del Palazzo Ateneo e al quale parteciperà anche il ministro Massimo Brai. Il dibattito sul decentramento amministrativo questo pomeriggio in Consiglio Comunale, una delibera quella che costituisce 5 municipi alle 9 circoscrizioni che arriva in zona Cesarini. Per fare il punto sul dibattito ci colleghiamo con Silvia Di Pinto. Colpo di scena del sindaco Michele Emiliano, discussione rimandata ad una nuova seduta entro il 5 novembre prossimo, quella sul decentramento amministrativo. Come Abramo Lincoln, spiega il sindaco Michele Emiliano, dovrò consultarmi consigliere per stabilire un percorso condiviso. La proposta del sindaco arriva nel pieno del dibattito in aula dal fino di questo pomeriggio, forse condizionata anche dai numeri risicati della maggioranza. Non scontati 24 voti a favore, viste anche le 5 assenze complessive giustificate. Una delibera già discussa in zona Cesarini, visto che entro fine ottobre dovrebbe partire la macchina elettorale a 6 mesi dalle prossime amministrative. Eliminare le 9 circoscrizioni per far spazio a 5 nuovi municipi. Questa è la decisione che il Consiglio Comunale dovrà presto approvare. È la proposta dell'assessore Mara Giampaolo, che incontra l'opposizione anche dei consiglieri del gruppo misto. Taglio netto del 48% dei costi della politica, diminuzione degli eletti nelle sedi decentrate dai 152 attualmente in carica a 64 esclusi presidenti. Questi dettagli della delibera in discussione che istituisce il primo municipio detto mare, si unisce a Miurata, Nicola Madonnella, Libertaia, Pigettore a mare, un secondo municipio poi formato da Picone, Poggiofranco, Carrassi, San Pasquale e Mungivacca, un terzo che accorpa i quartieri San Paolo, Staniche, San Girolamo e Fresca, infine confermato lo status attuale delle ex frazioni Palese, Santo Spirito e Carbonara, Celle e Loseto. Discussione dunque ancora rimandata con un calendario fitto di incontri che proverà in extremis a portare a casa il risultato, forse ultimo tentativo prima che ritorni al voto con le vecchie circoscrizioni. Torniamo a parlare dei passaggi a livello che attraversano i quartieri a nord di Bari, creando non pochi problemi in termini di sicurezza. La soluzione, almeno provvisoria, è finalmente arrivata. Ci dice tutto Silvia Di Pinto nel servizio. Sottopassi e sovrapassi ciclopedonali e carrabili, 8 infrastrutture per una spesa massima di 25 milioni di euro che permetteranno di evitare il transito dai passaggi a livello di pedoni e auto nel territorio della prima circoscrizione Palese Santo Spirito, almeno fino a quando non saranno disponibili i 700 milioni di euro necessari per procedere con l'interramento dei binari a nord di Bari. Le idee progettuali per mettere in sicurezza i passaggi a livello da Catino alla Masinata sono state presentate oggi da Regione e Comune. RFI metterà a disposizione le risorse. Un tavolo tecnico elaborerà entro gennaio il progetto preliminare che sarà discusso con i cittadini. La priorità resta l'interramento, spiega il Comune, ma nel frattempo si deve procedere con la messa in sicurezza. Se è vero che di 46 passaggi a livello su tutta la linea adriatica, da Bologna al Salento, 40 si trovano tra Barletta e Lecce, come sottolinea l'assessore regionale ai trasporti Gianni Giannini. Una volta definite le proposte progettuali, l'amministrazione comunale procederà alla definizione, diciamo, di un ordine di priorità a seconda dell'urgenza e della necessità dell'opera. Ferrovie dello Stato provvederà anche a completare e riqualificare le strade che consentiranno l'accesso ai sottopassi e ai sovrappassi, come conferma il delegato al traffico Antonio De Caro. Sono delle opere invece carrabili, limitate, di numero ovviamente inferiore, che serviranno a collegare con il trasporto su gomma, sia pubblico che privato, le due parti del quartiere. Come vengono
spesi i soldi pubblici, abbiamo spostato i nostri riflettori sugli investimenti per la comunicazione in Italia e all'estero di Puglia Promozione, l'agenzia regionale per il turismo. Dopo le nostre ripetute sollecitazioni di rendicontazione sugli investimenti relativi ai fondi FESDR Comunicazione per i prodotti turistici regionali 2013, supportate da regolare richiesta di accesso agli atti, Puglia Promozione ci ha fornito sino ad ora solo dati parziali. Ci chiediamo il motivo e attendiamo risposta dal direttore dell'agenzia Giancarlo Piccirillo. La redazione di Telebari resta in attesa del dato complessivo con l'obiettivo di fare chiarezza sulla vicenda nell'interesse della collettività. Ed ora parliamo di uno scenario che si ripete ogni domenica nei pressi dello stadio San Nicola di Bari. Centinaia di bancarelle invadono lo spazio con la sola autorizzazione di occupazione di suolo pubblico ai fini del baratto. Vengono invece venduti oggetti e capi di abbigliamento di dubbia provenienza. Alla vendita consegue poi la sporcizia che si presenta ogni lunedì. Questa operazione, ha dichiarato il presidente dell'AMIO Gianfranco Grandagliano, ci viene a costare 19.000 euro a settimana. E questa mattina l'assessore al commercio del comune Rocco De Franchi ha garantito che ci sarà un'ordinanza del primo cittadino per vietare il mercato. Dopo la regione, ora tocca al comune redigere il nuovo piano sociale di zona. Oggi a Palazzo di Città c'è stato il primo incontro pubblico per il percorso di progettazione partecipata. Il servizio di Giovanni De Benedictis. Coprirà il triennio 2014-2016 il nuovo piano sociale di zona di Bari. Il primo incontro pubblico di pianificazione e programmazione delle politiche sociali cittadine, nonché di costruzione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, si è tenuto al Comune nella sala consiliare, presieduto dall'assessore al welfare Ludovico Abbaticchio. Presente anche l'assessore regionale al welfare Elena Gentile. La Regione ha già approvato il piano per le politiche sociali per lo stesso triennio. Hanno partecipato enti e autorità con competenze in ambito sociale ed integrazione sociosanitaria, organizzazioni e associazioni. Abbaticchio ci parla delle caratteristiche del nuovo piano. Possiamo ancora governare questo percorso, credo ancora per un anno. È chiaro che ci auguriamo che tra Ministero e Regione, cambiando anche il sistema anche delle politiche del welfare a favore della famiglia, si possa trovare finanziamenti tali che ci permettono di reggere e di poter ancora garantire i servizi essenziali. Per ora ci stiamo riuscendo, però siamo preoccupati anche perché grazie al lavoro oculato fatto dal mio assessorato e dai miei funzionari che sono stati di altissimo livello, ma grazie anche alla grande qualità del lavoro del terzo settore, abbiamo ottenuto ottimi risultati che vanno oltre il servizio, cioè vanno anche nel volontarismo di queste persone, a cui io devo dire grazie. Continua lo sciopero, il presidio permanente dei 18 lavoratori della Logos operanti nel centro meccanizzato postale di Bari. Da giovedì scorso protestano davanti ai cancelli della sede di Via De Blasio contro uno stato di incertezza che si protrae ormai da diverso tempo e che all'orizzonte non vede alcuna soluzione. Fallite tutte le trattative aperte a Roma tra le aziende. Al centro della questione l'appalto conteso fra la STAC Logos e la cordata PH Facility, che oggi si è presentata davanti allo stabilimento postale per un sopralluogo, scatenando la rabbia dei lavoratori. Iapigia ha da questa mattina un nuovo giardino. L'area verde inaugurata oggi è stata voluta dal Comune e realizzata dall'ENI, che ha finanziato l'opera con 700.000 euro. Il giardino su via Caldarola è inserito nel PIRP di Iapigia e ospita una struttura che il Comune affiderà presto tramite bando pubblico, magari ad associazioni o cooperative che ne facciano richiesta. Il sangue non sbaglia, si intitola così il romanzo di genere scritto da Antonio Manganelli, ex capo della polizia. Tutti lo ricordano come capace servitore dello Stato e uomo dalle straordinarie doti umane. A presentare il suo libro questo pomeriggio a Bari c'era la moglie Adriana, l'ha intervistata per noi Cristina Ferrigni. Il sangue non sbaglia è il romanzo che porta la firma di Antonio Manganelli. Mi colpisce questa frase: il bravo poliziotto non è senza paura, è un uomo che la paura ha imparato a conoscerla e a dominarla. Sì, penso che sia assolutamente così. Questo è un libro nato dall'amore di tutti i giorni, per un lavoro di tutti i giorni che non è banale. È un per lavorare al massimo, per fare il poliziotto, per fare certi lavori come il vostro, come il nostro, come il magistrato, come chiunque.
chiunque abbia a che fare con realtà molto dure, molto pesanti, deve riuscire a bilanciare la paura con il coraggio. E giustamente la misura dell'uno è esattamente il contrario dell'altro. Laddove c'è molto spazio per il coraggio, ci deve essere per forza la consapevolezza di aver superato, di aver convissuto con la paura. Ecco, in queste pagine forse si raccoglie davvero il senso di una persona che il mestiere dell'investigatore ce l'aveva nel DNA. Sì, è vero, è verissimo. Direi che ha indovinato esattamente quello che è stato mio marito. Prevalentemente la voglia di investigare, la voglia di indagare, la voglia di essere sbirro e giurista, la voglia di coniugare la curiosità ad un grande senso di etica e soprattutto di amore per la verità, per il rispetto e per l'autenticità in assoluto. Ecco perché il libro poi è dedicato alla figlia come aspetto di cuore e a tutti i poliziotti come aspetto di cuore e di mente.